congedo di Gesù ai discepoli gli dà tranquillità, gli dà pace con una promessa: non vi lascerò orfani. Li difende di quel dolore, di quel senso doloroso dell'orfanezza. Oggi nel mondo c'è un grande sentimento di orfanezza. Tanti hanno tante cose, ma manca il padre. E nella storia dell'umanità questo si ripete. Quando manca il padre, manca qualcosa. E sempre c'è la voglia di incontrare, di ritrovare il padre. Anche nei miti antichi, pensiamo ai miti di Edipo, di Telemaco, tanti altri. Ma sempre cercare il padre che manca. E oggi possiamo dire che viviamo in una società dove manca il padre. Un senso di orfanezza che tocca proprio l'appartenenza e alla fraternità. Per questo Gesù promette: io pregherò il Padre e egli vi darà un altro paraclito. Io me ne vado, dice Gesù, ma arriverà un altro che vi insegnerà l'accesso al Padre. Vi ricorderà l'accesso al Padre. Lo Spirito Santo non viene per farsi i suoi clienti. Vieni per segnalare l'accesso al Padre, per ricordare l'accesso al Padre, quello che Gesù ha aperto, quello che Gesù ha fatto vedere. Non esiste una spiritualità del Figlio solo, dello Spirito Santo solo. Centro il Padre. Il Figlio è l'inviato dal Padre e torna dal Padre. Lo Spirito Santo è inviato dal Padre per ricordare e insegnare l'accesso al Padre. Soltanto con questa coscienza di figli, che non sono orfani, si può vivere in pace fra noi. Le guerre sempre, siano le piccole guerre o le grandi guerre, sempre hanno una dimensione di orfanezza. Manca il padre che faccia la pace. Per questo quando Pietro alla prima comunità gli dice che rispondano alla gente perché sono cristiani, dice: tuttavia questo sia fatto con dolcezza, rispetto, con una retta coscienza, cioè la mitezza che dà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci insegna questa mitezza, questa dolcezza dei figli del Padre. Non ci insegna a insultare lo Spirito Santo. È una delle conseguenze del senso di orfanezza. È l'insulto, le guerre, perché se non c'è il Padre non sono i fratelli. Si perde la fratellanza.
sono queste dolcezza, rispetto, mitezza, sono atteggiamenti di appartenenza, di appartenenza a una famiglia che si cura di avere un padre. Io pregherò il Padre e Lui vi invierà un altro paraclito che vi ricorderà l'accesso al Padre. Vi ricorderà che noi abbiamo un Padre, che è il centro di tutto, l'origine di tutto, la unità di tutti, la salvezza di tutti, perché ha inviato il suo Figlio a salvarci tutti. E adesso invia lo Spirito Santo a ricordarci l'accesso a Lui, al Padre. E di questa paternità, questo atteggiamento fraterno di mitezza, di dolcezza, di pace. Chiediamo allo Spirito Santo che ci ricorda sempre, sempre, questo accesso al Padre, che ci ricorda che noi abbiamo un Padre e a questa civiltà che ha un grande senso di orfanezza, gli dia la grazia di ritrovare il Padre che dà senso a tutta la vita e fa che gli uomini siano una famiglia.